Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Duke Nukem 3D. Siamo arrivati alla mappa Critical Mass. Oh, santo cielo. Allora, ci stiamo avvicinando verso le mappe più difficili, ovviamente, perché si sta completando l'episodio. Vabbè, ti puoi nascondere dovunque, ma quell'esplosione ti prenderà sempre. È una roba che io veramente non riesco a... Bene. Purtroppo ho consumato tutto il visore nella scorsa mappa, quindi adesso non ho un altro visore, però almeno so bene o male dove dovrebbero essere localizzati i nemici, quindi... Là. Quella ce la teniamo per dopo perché la mappa di dopo è Derelict, se non mi sbaglio, perché questa è 4L8. Non ho proprio voglia, ragazzi, di fare Derelict. Che palle, non ho proprio voglia di fare Derelict. Ok. Dobbiamo fare allora quel saltino di nuovo. Opla, opla, opla. Oh, Night Vision Goggles. Questo ci serviva. Capitano a fagiolo proprio. Aspetta, ma... Ah, queste... Questa era la zona dove dovevo correre. Vabbè. Avete già capito. Purtroppo se non vi ricordate in tempo finite schiacciati. Le classiche scemenze da build engine. Da giochi build engine, purtroppo. Non ci potete fare molto. Per coloro che dicono, ma Doom su questo era più bilanciato perché le cose non ti spawnavano alle spalle. Guardate ragazzi, forse ricordate male, perché anche in Doom succedeva questo. Succedeva di meno, ok? Ma ripeto, il problema del build engine sono i danni. I danni che i mostri vi fanno, i danni che qualunque cosa fa al giocatore. Quindi non potete... No, smette di scivolare come su una buccia di banana, Duke, ok? Andiamo. Appena si apre la porta dobbiamo correre. Bel razzo lì in mezzo. Ce l'abbiamo fatta. Oh oh. Ok, ce la siamo cavata con poco. Sì, due Protector Drones. Ok, qui. Dobbiamo andare di qua. Oh! Ma perché? Perché sempre sti cavolo di Octobrain dovunque? Oh! Ho sbagliato. Via! Oh, santo cielo. Santo cielo. Questa è sempre una citazione a Star Wars. Però, mamma mia, eh. Purtroppo queste sono quelle cose che ti ricordi quando la mappa la giochi. Perché io tendo più a ricordarmi dove sono posizionati i nemici. Piuttosto... Che le trappole. So che avete detto probabilmente in mente, ma guarda che là ci sono i colpi dell'expander. Immaginate usare l'expander in un posto del genere, lo fanno apposta gli sviluppatori. Lo fanno apposta per farvi danno. Ok, qua lo possiamo usare adesso l'expander.
Avevamo più spazio adesso. Opla. Purtroppo mi sono perso sia a sinistra che a destra. Che cosa c'è? Però adesso rimediamo subito. Andiamo sull'ascensore. Un'altra zona dove non si vede nulla. Per non essere più scurrili. Ok. Bene. Allora. Oh. Ce ne dovrebbe essere un altro. Infatti. Bene. E sì. Come no? Come no? Ok, deve essere a 3 allora. No. Allora, 1, 2, 3, no. 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 Ok. Finalmente. Abbiamo dovuto un po' forzare. Questo è il simbolo di al 9000. Abbiamo dovuto un po' forzare le cose, però vabbè, non fa niente, tanto questo fa parte del gioco. Allora, la chiave ce l'abbiamo. Di qua la chiave gialla, qua la chiave blu. Quindi usiamo la chiave blu. Oh, ma perché? Perché le zone sempre buie dove non si vede una ceppa? Oh, ce l'ho ancora? Sì. No, usiamo gli esplosivi qui. Facciamo più in fretta. Ma quello come lo becco? Ok. Ma sono sulla piattaforma, perché mi si consumano gli stivali? Vabbè. Ok. Abbiamo fatto fuori tutti, quindi non vedo. Ah, forse devo scendere sott'acqua. Perché ci sono ste leve dappertutto? No. Era tutte e tre. Vabbè, non fa niente. Qualcosa. Perché sta tremando tutta la mappa? Ok. Però vi giuro sta tremando tutta la mappa. Vabbè, penso si veda. Sta tremando tutta la mappa. Non riesco a camminare bene. Ok. Ah. Ok, io ho dei colpi. Per il free thrower. Uno. No. E due. Rossa. Non ne ho. Accidenti. Devo. Vabbè però. Oh, quanti protector droni in sta zona. Oh oh. Sono invisibile, 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 invisibile. Non venire, non venire, non venire. Come m'ha visto? Vabbè. Vabbè.
Brava, bravo, fai le artigliate, va. Fai le artigliate che ti piacciono tanto. Allora, chiave rossa qui. Bene. Chiave rossa. Quindi dovremmo essere quasi verso la fine, adesso. Ok. Ho difficoltà a camminare, ragazzi. La mappa trema. La mappa non so come spiegarvelo, trema. Trema e ti fa camminare malissimo. Ok, dobbiamo scappare. L'edificio è andato a quel paese. Accidenti. Però ce la siamo cavata, dai. Pochi restart ho fatto anche stavolta. Oh no. Eccola lì la nave di Derelict. Non c'ho voglia, non c'ho voglia, non c'ho voglia. Vabbè, andiamo. Critical Mass completata. Questa mappa me la dovrò studiare bene. Me la dovrò veramente studiare bene per portarvela nel modo più semplice possibile, però vi assicuro, non è una di quelle mappe che vi viene voglia di giocare. Bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me, anche per questo video. Ci vediamo alla prossima, sempre qui con Duke Nukem 3D.